Per esempio sulle banche. Non vedo l'ora che parta questa commissione d'inchiesta sulle banche, perché è sembrato per mesi che il problema fosse soltanto di due o tre banchette toscane. Si è fatto credere che il problema fosse di qualche banchetta territoriale. Si è fatto credere. Ci sarà questa commissione d'inchiesta e potremo discutere tutti insieme, recuperando l'allegria. La definizione di banchetta per la vecchia Banca Etruria e le altre bad bank pronunciata dall'ex premier Matteo Renzi durante la direzione nazionale del PD comincia a suscitare pepate reazioni, e se quella di Renzi può essere considerata una caduta di stile, non sembra da meno quella di chi gli vorrebbe contendere la segreteria. Il governatore Enrico Rossi così si esprime ad Un Giorno da Pecora. Bischero. E Renzi secondo lei è più bischero o più grullo? Ma direi che lui è notevolmente bischero, ecco. E perché proprio... bischero? Ma insomma, da un po' di tempo non ne infilza più una, e questo insomma, credo lo sappia anche lui. Fa le bischerate. E poi rilancia, insomma. Quindi è ribischero. Perché bischero ha questa caratteristica del rilancio, rilanciare. Ah, cioè il bischero, cioè il grullo non si ferma mai, il bischero... Il grullo è un po' grullo. La definizione di banchette da parte di Renzi suscita reazioni anche in città. Secondo Raghinelli, con queste parole Renzi ha compiuto il secondo spregio nei confronti di Arezzo, dei risparmiatori e dei dipendenti di Banca Etruria. Le parole di Renzi suonano intollerabili. Appaiono come una vera e propria derisione nei confronti di chi ancora attende un risarcimento, di chi rischia il posto di lavoro e di tutto un territorio che deve anche alla sua banchetta la crescita economica che ne ha caratterizzato gli anni passati. Scapicchi, consigliere comunale di Forza Italia, chiama in causa i parlamentari aretini del PD, Donati e Mattesini, chiedendo un loro commento vista la presenza nel Consiglio Comunale aperto dedicato a Banca Etruria. In modo indiretto è arrivata la risposta anche del sindacato autonomo Fabi. Abbiamo visto, si legge in una nota, come un decreto che riguardava quattro piccoli istituti che rappresentavano, come venne detto, solo l'1% delle banche italiane, abbia influenzato così negativamente tutto il sistema che fino a pochissimi anni prima veniva rappresentato come solidissimo e senza alcun bisogno di aiuti pubblici. Nonostante parte dei rimborsi all'80% stiano arrivando agli obbligazionisti, resta l'ingiustizia perpetrata a danno dei nostri ex soci, ben 65.000, e dei possessori delle famigerate subordinate. La Fabi nazionale e locale non si stancherà fino all'ultimo di chiedere alle varie istituzioni nazionali di rimborsare tutto a tutti gli obbligazionisti e anche di trovare una sorta di recupero per gli azionisti.